Comunque, per chiudere la fattoria, in modo che gli animali poi non scappino, io ho messo la sega sul tasto 2 e tenendo la sega in mano, praticamente clicco e mi viene fuori queste cose qua e devo fare le staccionate. Però il problema è che poi, vabbè, in realtà la staccionata mi rimane leggermente sollevata dal terreno, perché i terreni non sono mai veramente piatti. Vedete, cioè, non è facilissimo farla far rimanere. Comunque, vabbè, giusto per arrangiare. Ok. Lo chiudiamo. Facciamo la casetta per le galline, che ovviamente non la fa mettere se non al centro. Perché è sempre così? Vabbè. Vediamo se più là. Ok, mettiamola qua. I maiali non so se mi ci stanno. La stalla dei maiali è veramente enorme, quindi praticamente ho dovuto buttare giù di nuovo le pareti, che le dovrò rifare. Mettiamola così. Quindi a questo punto. Allora, ho fatto un'altra cosa per farli bere. Ci voglio mettere l'acqua dentro, cliccando col secchio in mano. Ho preso l'acqua dal fiume, cliccando tasto E. Ho preso al lazzo, allora il lazzo del cavallo non funzionava, sono scesa a piedi e ho preso questa pecora. Ora però la devo portare a casa. Scusa, cosa Ma sta la pecora facendo? sta perdendo vita a scaldare, morta. Ok. Pecora, praticamente ci sono delle forbici poi. Bisogna vedere se questa qui riuscirà poi a bere, perché vabbè, non è che funzionano benissimo. Non si può dare direttamente col secchio. Ho provato già. Ok,